Sei uno scrittore alle prime armi e sei indeciso se mandare il tuo romanzo a un editor freelance prima di inviarlo alla casa editrice? Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative, realtà di formazione per aspiranti autori professionisti. Sentite cosa mi ha scritto Giovanni 9039 7 giorni fa. Buongiorno prof, sono un aspirante autore e sto concludendo la revisione del mio primo romanzo, che avrei piacere di pubblicare con una casa editrice. Essendo alle prime armi, avrei bisogno di un consiglio. Lei consiglia di rivolgersi a un editor freelance e poi presentarlo a una casa editrice? Tra parentesi, costi annessi da tenere in conto, o passare direttamente per la casa editrice e l'editing interno ad essa? La ringrazio. Allora Giovanni, torniamo a un tema che è annoso assolutamente. Ogni qualche mese capita di ritrovare questa tematica fra le domande che mi ponete sul canale YouTube. E almeno una volta all'anno ci concentriamo sull'aspetto proprio dell'editing e sul ruolo fondamentale degli editor anche nel aumentare le vostre probabilità di iniziare nel modo migliore un percorso all'interno del settore editoriale. E questo discorso appunto lo abbiamo già affrontato diverse volte qua sul canale. Se cerchi nella barra di ricerca editor, probabilmente troverai una serie di contenuti che vanno in una direzione che ti interesserebbe a questo proposito, ma ti voglio comunque dare una risposta anche in modo diretto in questo momento, quantomeno per chiarire le questioni fondamentali e darvi qualche piccolo piccolo spunto di riflessione a proposito della situazione editoriale odierna in Italia. Allora, il punto qual è? Il punto è che rispetto a anche soltanto una quindicina d'anni fa l'ambiente editoriale è molto molto cambiato. Le risorse a disposizione delle case editrici si sono contratte enormemente, il numero di coloro che lavorano all'interno delle case editrici si è molto ridotto, oggi le stesse persone devono fare molte più cose e di solito soprattutto ruoli in ambito redazionale nelle case editrici sono stati contratti talvolta con tagli brutali del personale. Questo cosa comporta? Comporta che il numero di ore uomo che ogni anno la casa editrice può dedicare alla cura testuale dei libri che pubblica si è, ahimè, drammaticamente ridotto, senza che si sia ridotto di pari passo il numero dei libri prodotti dalle case editrici stesse. Anzi, quel numero si è ampliato nel tempo, negli ultimi anni. E questo cosa comporta? Comporta che molte case editrici, e bada bene, case editrici assolutamente di tutte le fasce, non è una cosa unicamente vera nel campo dei micro editori, ma la ritrovi tale quale anche negli editori di fascia media e grande. È un dato di fatto che appunto molte case editrici possono diciamo effettivamente fare un lavoro di revisione testuale approfondito e accurato soltanto per un minimo numero di testi fra quelli che ricevono, e di solito tendono a, diciamo, concentrare le risorse che hanno a questo proposito su pochi libri invece che spalmarle uniformemente su tutto il catalogo delle nuove uscite dell'anno. Questo per te cosa comporta? Che se, come mi scrivi, sei un aspirante autore, quindi alle primissime armi, e se, come io mi immagino, non hai santi in paradiso, che è una discriminante di una certa rilevanza, ti troverai probabilmente nella situazione di non essere nella casa editrice che sceglierà di pubblicarti l'autore di quel titolo di punta che nell'ottica di quell'anno specifico la casa diciamo, potrà beneficiare degli investimenti in risorse della casa editrice a proposito della redazione, appunto, della cura editoriale. Questo cosa significa, cosa comporta per te? Che non è detto che sia questo il tuo caso, potresti essere fortunato, potresti andare in una di quelle case editrici che pure ancora esistono e sono assolutamente virtuose e da encomiare, in cui tutti i libri pubblicati ricevono un editing completo e attento e accurato, e che quindi rendano in un certo senso superfluo il inviare il tuo romanzo a un editor privato, un editor freelance, prima di inviarlo. Va detto però che le case editrici che fanno effettivamente questa operazione sono
una netta minoranza. Per la mia esperienza sono una netta minoranza. Sì, certo, tutte le case editrici ti diranno che assolutamente svolgono un editing, ma per la mia esperienza, ti assicuro che ormai di esperienza in questo campo ne ho un po', non solo la mia maturata direttamente. Io per fortuna sono stato relativamente fortunato in questo senso, ma soprattutto tramite tutti gli studenti che ho formato, che mi hanno raccontato le cose che hanno passato, e tutti i miei colleghi scrittori con cui mi sono confrontato da più di un decennio a questa parte ormai, so benissimo che questo editing che alcune case editrici ti assicurano di fare, lo potremmo, cioè, chiamarlo editing è veramente molto molto elogiativo. In realtà potremmo definirlo, forse in modo più rispondente al vero, una spolverata di correzione bozze. Ecco, che la chiamino editing, sono fatti loro, non è un editing, non ha la componente di content editing, e a livello di line editing è incredibilmente meno accurato rispetto a un beta reading fatto da uno studente dello scrittore speciale, per intenderci. Ecco, detto questo, quindi è un dato di fatto che questo è proprio un tema. Molte case editrici non faranno un editing sensato al tuo romanzo, e purtroppo se il tuo romanzo uscirà con delle gravi lacune di tipo, appunto, di errori, di problemi, ma anche di lacune strutturali, lacune in termini di architettura narrativa oltre che stilistica, purtroppo ad averne il principale danno non sarà la casa editrice stessa, cioè anche quella, ma in realtà meno di quanto potresti pensare, ad averne il maggiore danno sarai probabilmente tu. Quindi, in linea di massima, questa è una cosa che un autore non desidera. Un autore non desidera che il proprio romanzo possa uscire con delle lacune tali da configurarlo come mal scritto, insoddisfacente, mediocre. Ricordatevelo sempre, voi non dovete puntare a pubblicare libri che siano nella media. Guai se seguite rotte narrative, tanto più se siete i nostri studenti. Voi dovete puntare a essere 2-3 spanne sopra la media di ciò che viene pubblicato, non necessariamente nel livello in cui state pubblicando, anzi allargate pure lo spettro dell'indagine all'interesse del mercato editoriale. Dovete puntare in alto. La qualità che sviluppate studiando, seguendo i line editing del giovedì sera, studiando lo scrittore speciale, studiando i corsi che sono adatti al genere che state studiando, noi ne abbiamo preparati tanti proprio per aiutarvi in questo senso. Ecco, sta a voi assicurarvi che il prodotto che confezionate per il lettore, ricordate, non è solo una storia, è un prodotto che state confezionando per il lettore, non presenti difetti di sorta, o seppure ne presenta, perché ne presenterà, tutti li presentano, siano in un certo senso in quantità tollerabile. Ecco, nessuno si aspetta per esempio che un libro esca privo di refusi, di errori. Questo è un mito. Chi vi dice no, voi dovete puntare a libri perfetti, probabilmente mente sapendo di mentire. Non esistono libri perfetti che vengano pubblicati. Non ho ancora letto un libro che non presentasse nemmeno un refuso che io scovassi leggendolo. È sempre una questione di soglie. Un refuso ogni 20 pagine che colgo, io sono solitamente propenso a passarci sopra. Io ne colgo molti più rispetto alla media dei lettori, ok? Se colgo un refuso o due ogni pagina, il discorso inizia a cambiare. E molto spesso non basta la spolverata di correzione bozze fatta da una CE dotata di risorse limitate per diminuire il numero di questi refusi al punto da farli diventare in numero tollerabile. E ripeto, i refusi sono assolutamente il meno, refusi e ripetizioni, che spesso sono l'unico aspetto che viene in qualche modo influenzato e migliorato dalla correzione bozza fatta da un editore tradizionale. Lo ripeto, io vi sto facendo una casistica sottolineando i casi non pessimistici, ma frequenti. Se parliamo di casi pessimistici, non viene fatto neanche correzione di bozze, il libro viene pubblicato così come voi glielo mandate, e se va bene non vi chiedono niente per pubblicare. Fra parentesi, non dovete mai pagare il vostro editore, mai, a meno che voi non chiediate a lui di comprargli delle copie perché le volete vendere voi a un prezzo maggiorato. Solo in quel caso va bene, ma dovete essere voi a chiederlo a lui, non deve essere un obbligo.
mi raccomando, poi ne riparliamo anche di questo, che ho visto recentemente succedere delle cose buffe. Niente editoria a pagamento non è nel vostro interesse. Dicevo, quindi, se ne hai l'occasione, per riassumere, rivolgerti a un editor freelance è, come potremmo dire, è fonte di una maggiore tranquillità mentale per te, per voi. È un qualcosa che, se ne avete l'occasione, procuratevi. È una buona idea procurarsi. Qui però si apre un altro tema. Quale editor scegliere? Perché in realtà, siccome fare editing a testi altrui è uno dei relativamente pochi mestieri remunerativi, abbastanza remunerativi, dell'intera filiera editoriale ancora oggi, ovviamente questo settore ha visto una proliferazione nei decenni di una miriade di sedicenti professionisti dell'editing stesso, che si propongono talvolta anche con molta sicumera e molta, anche in modo molto convincente talvolta, e propongono i loro servizi portando anche pletore di testimonianze di persone entusiaste che hanno pubblicato i loro libri. Poi andate a guardare i loro libri, li leggete, e hanno una trama che non sta in piedi, non hanno un arco di trasformazione del personaggio, stilisticamente sono dei colabrodo che veramente la metà basta, e capite, insomma, vi fate l'idea. Ma il problema è distinguere i tanti freelance che sono chiacchiere distintivo dai pochi, sono pochi sul mercato editoriale quelli effettivamente capaci di apportare un beneficio al vostro testo. E a questo punto la domanda potrebbe diventare: come sceglierli? Io ne conosco alcuni con cui ho collaborato negli anni e sui quali potrei garantire che facciano un buon lavoro, ma visto che questa è una categoria di professionisti di cui c'è sempre bisogno, di cui gli autori hanno drammaticamente bisogno, anche soltanto per far rimbalzare il vostro testo su una sensibilità diversa dalla vostra, ma competente, formata, e che sia lì per farvi un servizio, per fare un servizio al vostro testo e aggiungervi tutta una serie di riflessioni, cose che magari voi non avevate visto, notato nella vostra storia perché l'amate troppo, eccetera, eccetera, e che assolutamente possono fare grande differenza per la qualità effettiva di output della storia medesima, e anche quindi le sue chance di avere successo una volta che si sarà trasformata in un prodotto librario. Ecco, visto che di editor bravi c'è sempre bisogno, cioè il mercato ha proprio fame, io molti degli aspiranti scrittori che ho formato negli anni che sono diventati editor non hanno tempo, cioè io vorrei ogni tanto coinvolgerli in cose e mi rispondono subito, ma poi mi dicono sì, no, ho tempo forse, ma perché sei tu fra 3 mesi? Perché sono sempre pieni a tappo di lavoro, anche se magari chiedono tariffe che sono molto al di sopra della media di mercato. Questo perché sono merce molto rara gli editor competenti in questo ambiente lavorativo. Noi di Rotte Narrative abbiamo quindi a un certo punto deciso di cambiare le cose e di formare noi in prima persona degli editor capaci, anche perché io l'ho fatto per anni ma non ho assolutamente più tempo per fare l'editor. Ho però preparato, ho trasmesso le mie conoscenze, il mio approccio professionale e l'attenzione all'oggetto libro che deve incontrare il pubblico, che mi ha contraddistinto e mi ha permesso di avere i risultati e le soddisfazioni che ormai conoscete. Ho proprio trasmesso queste conoscenze agli studenti della Editor Masterclass e del Master Editor, e ormai, visto che questo percorso formativo è stato lanciato ormai da quasi 2 anni, gli studenti, le prime generazioni di studenti che se lo sono studiato più bene, ormai sono stabilmente impiegati da case editrici oppure come freelance portano tranquillamente a casa uno stipendio completo, eccetera, eccetera. Perciò se vi occorrono degli editor, sappiate che noi possiamo mettervi in comunicazione con dei bravi editor, alcuni dei quali magari sono dei junior editor, anzi tendenzialmente noi formiamo junior editor, poi l'esperienza ovviamente porterà la loro professionalità a lievitare e a completarsi, e anzi adesso se ve li prendete quando sono ancora alle prime armi
è probabile che riusciate a scucire dei prezzi assolutamente accessibili. Quindi Giovanni, se tu decidessi di averne bisogno, di voler procedere in questo senso, manda pure una mail a info@rottenarrative.com e noi ti proporremo qualche nome di qualche nostro studente bravo che abbia superato anche il test che noi imponiamo ai nostri candidati, ai nostri aspiranti editor, per verificare che abbiano effettivamente appreso, perché una cosa è comprare un corso, un'altra cosa è dimostrare di saper applicare le cose che bisogna imparare quando e come si conviene di farlo. Perciò, detto questo, senza esitazione io dico sì agli editor freelance, sono di grande aiuto, possono aiutarti a capire meglio certe cose sulla scrittura, sui tuoi specifici errori, sulle parzialità del tuo libro, possono insegnarti a gettare anche uno sguardo nuovo su te stesso, a patto che tu affronti l'esperienza di rapporto con l'editor in un modo intelligente, in un modo professionale, e cioè tenendo, diciamo, saldamente fra le mani le briglie del tuo ego, che è una cosa che io raccomando sempre, ed è anche un pericolo che talvolta per alcune persone soprattutto rischia di deprivare l'esperienza di editing del proprio romanzo di tutta quella valenza didattica meravigliosa che potenzialmente può avere e che spesso gli scrittori riportano. Detto questo, se questo video ti è piaciuto metti un like, mettetelo tutti, iscrivetevi al canale e se avete altre domande in campo scrittura lasciatele pure qua sotto questo video. Iscrivetevi alla nostra newsletter e a presto per nuovi contenuti.